Dopo il successo di Butterfly e dell'opera che la segue, la fanciulla del West preme sugli autori, li sollecita perché gli forniscano nuove idee, nuovi soggetti. Trovatili non è mai contento, esige continue modifiche. Per Gianni Schicchi di Gioacchino Forzano, annota ai margini del copione: si può trovare un momento per un terzettino? La vecchia, Cesca, Nella, sarebbe Manna. Io gli scrissi subito il terzetto e glielo mandai accompagnato da queste parole. Prima che Gianni Schicchi andasse a letto, lei voleva un terzetto. Eccole i versi. Se le vanno e le sembrano carini, domani sera voglio i beccaccini. Arrosto naturalmente, questo non è un verso, ma è sempre meglio intendersi. Aveva una cuoca, l'Isola, che faceva i beccaccini arrosto e la fricassea in un modo meraviglioso. I beccaccini li aveva ammazzati Puccini perché era un grande cacciatore. E siccome lui componeva in ogni momento della giornata, quando l'estro lo ispirava, tante volte tornava da caccia con gli amici che lo seguivano nella sua stanza, lui si metteva a pianoforte e cominciava a comporre mentre gli amici erano lì. Solamente una volta si impietò e gli stava componendo un'aria dello Schicchi che canterellava a pianoforte. Un suo amico lì, fra i cacciatori, cominciò a canterellare anche lui, stonando in una maniera paurosa. Allora Puccini si voltò arrabbiato: «Chetati, profanaccio!» E fu tutto. Non si arrabbiava mai. Ora voglio farvi vedere, a proposito dell'Isolina, che Puccini la ricordava anche nelle sue lettere. Queste sono tutte lettere di Giacomo Puccini. Voglio trovare quella della Isola, che ce n'erano diverse, ma questa, ecco qui, sì? Da Roma me la mandava. «Sono dal Pasterellaro. Il Pasterellaro è magnifico per lo stomaco, ma preferisco il mio desco coi beccaccini e l'invitato». L'invitato ero io. Chi mi avesse detto, quando vidi Puccini per la prima volta a Firenze, che avrei avuto l'onore di collaborare con lui? Mentre componeva il Tabarro, io ebbi un'idea che a Puccini piacque moltissimo. Gli dissi: «Maestro, perché invece di fare un'opera in un atto, che poi dovrebbe essere unita ad opere di altri autori per finire la serata, lei non compone tre opere in un atto? Una di soggetto drammatico, il Tabarro, una di soggetto lirico e una di soggetto comico». L'idea gli piacque moltissimo. Mi disse: «Ma lei ce l'ha i due soggetti, maestro?» «C'ho quella di soggetto lirico». E gli raccontai Sor Angelica. Io non sapevo che lui aveva una sorella monaca. Il soggetto gli piacque moltissimo. Io mi misi a scrivere Sor Angelica, ma non mi parlava mai dell'opera comica. Un giorno mi domandò: «Quanti giorni ancora per finire Sor Angelica?» «Maestro», dico, 8 o 9 giorni. «Ah, va bene. Allora io faccio una corsa a Parigi, a Londra e poi ritorno». Mentre era fuori, io lessi un'intervista di Camillo Antona Traversi nella quale si diceva che Puccini era stato da Bernardo Shaw, da De Flere e Caillavé a Parigi, da Sacha Guitry e da altri scrittori per avere un soggetto in un atto comico. Confesso che questa notizia mi fece molto dispiacere. Il maestro mi faceva un cornetto. Torna Puccini e io gli domandai: «Maestro, ho letto la sua intervista». Dice: «Caro Forzano, io torno a mani vuote». Allora io
In questo tempo avevo, studioso appassionato di Dante come ero, avevo riletto il 30° dell'Inferno e Gianni Schicchi mi parve potesse dar modo di fare un atto comico divertente. Allora io gli dissi: «Oh maestro, ma scusi, lei va all'estero a trovare, a cercare un soggetto comico quando qui in Italia c'è Dante Alighieri che glielo può fornire». «Dante Alighieri? Sicuro, Dante Alighieri. Dal 30° dell'Inferno si prende Gianni Schicchi, si porta a Torre del Lago e da Torre del Lago poi va in tutto il mondo. O chi gli è Gianni Schicchi?» Quel fiorentino che per guadagnar la donna della torma, una mula, la più bella mula d'Italia, falsificò in sé Buoso Donati testando e dando al testamento norma. Gli raccontai come vedevo il soggetto, rimase entusiasta. L'idea del trittico gli era piaciuta tanto che non volle fare rappresentare il tabarro da solo. «Il tabarro non combino per Torino, s'è rimesso tutto il fatto all'autunno. Ora intanto mi metto a lavorare. Se io finissi Schicchi o Monaca a settembre, uno o l'altra con tabarro in gran pariglia mi si bagnan di lacrime le ciglia, se il mio sogno si avverasse in verità». Egli era veramente entusiasta della suora Angelica. Quando andò a Milano a raccontare a Tito Ricordi il soggetto, mi disse: «Dissi angelicamente all'editore del veleno nell'insalata con pioggia di marenghi e ne rimase sbalordito. Fui grande. Qui freddo, con velo nel cielo, alle 4 scuro, si batte il muso nei viandanti perché le luci non sono d'oro come nella chiesetta di Cellole». Quando si trattava di pensare alla scena di Suor Angelica, io lo condussi a vedere la chiesetta di Cellole vicino a San Gemignano, che gli piacque moltissimo. «Per me», continuava Puccini, «tutto è indifferente. Tutto è indifferente, tutto ciò che non sia angelico». E voglio dirvi dove fu eseguita la prima volta Suor Angelica a pianoforte da Giacomo Puccini. Quando egli ebbe finito l'opera, andò al piccolo monastero di Vico Pelago e là, nel convento, fece sentire la sua opera a sua sorella e a tutte le altre monachine. «Veniva tante volte qui a Vico Pelago. Sono 47 anni che sono qui e lo ricordo bene. Un giorno arrivò, si mise seduto proprio lì, all'armonium. È sempre quello, il solito. E cominciò a suonare. Noi sorelle si stava a sentirlo dietro le grate della clausura.